E buongiorno, benvenuti alla nuova puntata del gameplay di Pokémon Topaz. In questa puntata, che dovrebbe essere la quarta, affronteremo la palestra di Electra. Affronteremo la palestra di Electra e andremo in avanscoperta della Wild Hill. Allora, io ho allenato i miei Pokémon e ne ho catturati altri un po' per ampliare il Pokédex perché alcuni mi piacevano. Allora, innanzitutto vi ricordate l'uovo d'acciaio? Bene, Broodily. Allora, non è d'acciaio ma di tipo roccia terra. È in pratica il Geodude di questa regione. E in pratica ha Rockhead, quindi è molto buono. E ha natura Hardy, che gli potenzia la difesa a scapito della speed, mi pare. Buon attacco e a livello 13 ovviamente e ha azione roll up Insulate che sarebbe fangata e Gaia Strike che è sassata. Ho avuto fortuna a trovarlo perché così avrò un counter dei tipi elettro per questa palestra. Che è successo? Ah, nulla, no, no, no. Piccolo problema tecnico. Bene. Adesso poi vabbè, Comeco è diventato più forte, ha imparato Turbo Sabbia, sta a livello 13. Buxhawt livello 13 anche lui, ha imparato Raffica. Tarkor livello 15 e Pazienza mi pare l'aveva già imparato nella scorsa parte, quindi non ha fatto molto. Però stiamo quasi a livello 16, quindi dovremmo stare quasi all'evoluzione. Poi c'è questo Bunnit che me lo tengo perché ha raccolta, cioè non lo alleno ma lo tengo in squadra perché ha raccolta, mi trovo strumenti molto buoni, mi ha già trovato tre super pozioni, un PP su e un revive, quindi insomma è buono. Allora, adesso, purtroppo oggi il gioco bugga un po', comunque andiamo. Niente, questo qui ci dice: sei del Team Rocket, non puoi prendere le medaglie. Per favore, vattene. Noi diciamo: col cavolo. Allora, io questa palestra ci ero già entrato, giusto per vedere. Io ho fatto così, vedete? Perché ci sono le piastrelle da rifugio del Team Rocket. Questo qui l'ho già battuto. Ora vi dico che Pokémon ha. No, scusate, Pokédex. L'ho già battuto perché volevo un attimo vedere il livello della palestra e sono cascato su quelle piastrelle che fanno anche da trappola e non. E sono rimasto intrappolato e dovevo sfidare per forza quello lì. E quindi ho sfidato. Allora, lui ha questo Pokémon qui, Buzzy. In pratica ve lo usa con Thunder Wave, è molto veloce questo Pokémon. Fake Pain, Quick Attack e basta. A me me l'ha usato in questa combo. È abbastanza rompipalline. Quindi, se avete un Pokémon di tipo terra, per cui o Broodly oppure Muddle, che l'ho catturato ed è acqua terra, catturatelo e appunto per counterare questo Pokémon. Perché, siccome fa Thunder Wave, è abbastanza. È abbastanza una scocciatura. Poi, vabbè, ho incontrato questo Pokémon qui che sembra un Angry Birds. Ma vedremo dopo i Pokémon nuovi che ho incontrato. Ora la palestra, prima di tutto. Allora, io non voglio andare direttamente alla capopalestra perché voglio battere gli altri allenatori. Che qui vedete che come la palestra di Rock è piuttosto facile evitarli. Però io almeno uno se ne può evitare, ecco bene, Broodly. Allora io con Broodly utilizzerò prima Fangata in modo da indebolire i loro attacchi elettrici, poi manderò giù Tarkor.
perché anche se è di tipo acqua, già affangato, ha pensato a ridurre la potenza della metà, mi pare, degli attacchi elettrici. In più lui ha Mazzlap, quindi va bene. Bene. Vediamo un po' questo rockettaro che canta American Idiot. Vediamo un po'. Rockstar Jaws, ecco qua, Buzzy. Questo è decisamente rompipalline. Bene, a questo punto facciamo prima Insulate. Allora, fa lunge, ma non ci toglie praticamente niente. Insulate. Ecco qui. E poi un bel Gaia Strike, che è stab. Ecco qua. Lui praticamente non può fare niente. E 256 Molecut. Carino. Mi piace questo Pokémon. Questa specie di pesce mi piace. Molecut. Se lo trovo lo voglio catturare. Vabbè, noi qui con Gaia Strike sweepiamo. Tempo 14, attacco HP più 2, attacco più 2, difensore. Ah, bene, 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 buono, buono. Vedete, Broodly è un Pokémon molto buono. Poi io l'ho preso perché a me i Pokémon di tipo terra e roccia piacciono molto, quindi sono come Brock. Broodly, mo. Tira giù un Broodly al 6. Aspettate, voglio vedere quanto gli fa Gaia Strike. Poco. Vabbè, questo lo possiamo uccidere. No, miss. Vabbè, questo lo possiamo uccidere. Anche con Broodly, tanto Gaia Strike gli fa abbastanza. L'immensa difesa del nostro Broodly. Bene. Ok. Quindi, allora, se io vado qui che... Ah no, qui mi rimanda all'uscita, quindi devo fare così e poi prendere questa via. Sì, bene, palestra che ricorda molto con queste scariche elettriche quella di Walter, solo che qui servono solo da delimitazione del confine, non da porte. Bene, salviamo. E ora, aspettate, che salvo anche. Ecco qua. E ora affrontiamo Electra. Ehi, doll. Ehi, bambola. Io sono Electra, la capolista di Concrete City. Ho riconosciuto la tua uniforme. Tu sei un Team Rocket. Sì, io sono qui per la tua medaglia. Avrai un combattimento con me per quella. Se deve essere così, diciamo. Oh, finalmente, primo capopalestra. Allora, questa sarebbe la gym leader. A me sembra più una specie di milfona, ma comunque, non so, ditemi nei commenti la vostra opinione. Cioè, poi con questi capelli qui. Boh. MB. E noi partiamo con Insulate. Gale. Praticamente niente. Vedete, infatti MB. E Gaia Strike. Che o è coleottero o è volante. È super efficace. Sì, infatti. La potion e Gaia Strike.
gli hanno dato un nome molto figo a Sassata, perché Sassata, se non mi sbaglio, ha un altro nome in inglese, un nome molto figo, Gaia Strike. Sembra tipo un nome da quelle magie di God of War, tipo la scossa di Atlante in God of War 2, una roba del genere. Livello 15 per Broadly. Più 2, più 2, più 2. Ottimo, ottimo, ottimo. Fandog. Allora, io... Allora, ho scoperto che... Thunder. Si scrive Thunder, però si pronuncia Thunder. Quindi... Comunque, Thundog. Pokémon abbastanza strano, io direi, perché, insomma... Non è tanto per il corpo, ma è per la faccia, perché... Non si vede neanche la bocca. Vabbè, Gaia Strike. Tump. Bah. Continua a utilizzare Tump, visto che... Broadly gli blocca le mosse di tipo elettro. Vedete, Broadly è un Pokémon molto buono. E via, e abbiamo vinto. Quindi Fandog è morto. Ah, quasi livello 16. Oh, non mi aspettavo di perdere. E non dimenticare di prendere questa medaglia. Perché nella tua strada ti servirà. Quindi per evitare alcun conflitto te la darò adesso. Questa è la medaglia ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia Volt. E gli prendiamo 1500 dollari. Dollari, soldi, boh, non lo so. Volt Badge by Electra. Ok. Niente, ci permette di usare Taglio. Che poi vi dirò una cosa che ho scoperto su Taglio. E ce l'avrò questo. Ehi, questo è mio. Ah, ci dà questa MT. TM39, che sarebbe? Boulder Barry. Ah, non infligge danni dalle Dropping Rocks. Riduce le speed. Ah, niente, noi abbiamo fregato questa MT, lei ci dice di ridargliela, ma noi, ma alla fine ce la dà. Allora, vediamo un po'. Che MT è? Boulder Barry stops before from moving with rocks. May lower speed. Sinceramente non capisco che MT sia. Moving with rocks. Bah. Boh, sinceramente non so cosa sia Boulder Barry. Vabbè. E usciamo. Allora. Bene. Allora, fatto questo, noi dovremmo andare nel tunnel della polizia, che si trova dentro la... Aspettate, prima mi curo i Pokémon. Che si trova dentro al tunnel della polizia, dentro la Wide Hill. Allora, no, questo è il mat. Eccolo qua, Peach. Lagga un po' oggi. Allora,
Ah sì, allora ora vi dico la cosa che ho scoperto su Taglio. In pratica, vedete i bimbi minchia che ci ostacolavano la strada? Bene, quelli sono gli alberelli. Noi in pratica facciamo a fette dei bambini per passare. Abbastanza cruenta come idea, ma comunque. Allora. Siamo dei cattivi, possiamo fare tutto. Allora io, gli allenatori che stanno su questo percorso, la White Hill e anche sulla roccia, li ho già battuti. Vedete, infatti, non hanno reazioni. Questo qui è un minatore. Quando lo incontrerete, fermatevi a vedere l'immagine del suo avatar, perché è troppo comica. Ah, poi comunque questo qui è un dark, è un amante dei tipi buio, che è un Pokémon molto molto bello. E ora ve lo faccio vedere. C'è solo quello, però Pokémon bello. Ah, mi si è. Ah, boh. Questo non capisco. Vabbè, adesso vi faccio vedere quel Pokémon. Ecco qua, questo qua. Weptile. Tipo buio e non so che altro tipo. Cioè, guardate Broadly nel Pokédex. Cioè, guardate. È Geodude se lo fate così. Vabbè. Voi passate così. E arrivate, vedete, qui ci sono già i cosi delle basi segrete. Mi domando proprio se le basi segrete saranno come su Rubino Zaffiro oppure diverse. Oh, bene. Detto questo, andiamo. Police Tunnel. Ah, giusto, mi sono scordato di dirvi che noi siamo passati dall'altra parte, ma lì c'è il capanno che stava anche il Rubino e Zaffiro. Al posto dei lavoratori ci sono, c'è la polizia, in pratica, non solo questo, che è dall'altra strada. Sì, cosa? Allora, quindi noi dovremmo andare. Aspettate, però adesso qui metto il repel, perché sennò troppi banni. Infatti, ha raccolto uno strumento. E un Ultra Ball. Vedete, è sempre utile avere un Pokémon con raccolta in squadra, perché aiuta molto. Allora, aspettate che ho preso dei repellenti. E qua, repel, use. Allora, una versione un po' più, versione modificata del Tunnelman Ferro. Qua? Ah, Pokéball. Troviamo una Pokéball. Cos'è? Che contiene una Pokéball. Una Pokéball che contiene una Pokéball. Wow. Davvero interessante. Allora, qui dice che in pratica Giovanni lo ha mandato per noi, perché la nostra missione è rubare la lettera segreta a Mr. Barry a Concrete City. Dopo che ci saremmo incontrati nella mia casa in Venus Way, quella Chaz, poi è appunto quello che c'ha l'aereo sull'acqua. Voleremo a Thistle Island. Giovanni ci aspetterà nella Thistle Cave per questa lettera. Oh sì, hai bisogno di questo. E otteniamo l'MT Taglio. MN, mi sbaglio sempre.
In pratica dobbiamo fare la stessa cosa di Rubino e Zaffiro, solo che la lettera è segreta e non la dobbiamo rubare a Mr. Barry. Poi invece di portarla a Rocco la dobbiamo portare a Giovanni. Comunque. Una caverna lì c'è. Vediamo un po'. Max Ether, ammazza, oh. In questa regione si trovano strumenti. Wide Hill. Ah, questo dice ho perso. Ah, questo al posto di quello che aveva perso gli occhiali, che ci dà. Troviamo gli occhiali neri. HPA. No. Insomma, se lo volete fare, fatelo. Io non mi servono gli occhiali neri. E vabbè, qui invece delle rocce c'è il ghiaccio che potremo spaccare con spacca roccia. Forse qui lo chiameranno spacca ghiaccio, giusto per. Bene, andiamo a derubare Mr. Barry. Bene. Allora, vi avevo promesso di farvi vedere i Pokémon nuovi che ho incontrato, quindi ve li farò vedere. Allora, ho incontrato da un allenatore questo Pokémon, Beedrill, che ricorda Angry Birds. È buono in attacco speciale perché la sua bara onda toglie parecchio. Poi c'è Vrike, Pokémon normale, non molto forte. Broadly, Reptile, Frogic l'abbiamo già visto, Combaga l'abbiamo già visto, Bunnit c'è. Ah sì, poi ho catturato Squin, Sleaf, Muddle che è acqua terra, Sleaf è erba normale, Squin è normale, è erba e basta, Squin è normale, Udol è Psychic. Sì, poi ho catturato Phitro che è normale volante. Poi ecco. E va bene, quindi andiamo. Ah, giusto, ma adesso noi possiamo usare taglio, vero? Quindi bag, insegniamolo a un nostro Pokémon, vediamo un po'. Use. Vediamo un po' chi la può imparare. La può imparare Jaco, sì. Yes. Andiamo un po'. Via al posto di lancio, via. Posto di azione. Taglio e via. Oh, così abbiamo taglio. Bene, bene, bene. Quindi ora diamoci la pazza gioia tagliando questi bambini. Oh. Vabbè, questo appunto è il capanno della polizia. E qui invece degli allenatori ci sono solo questi bambini da tagliare. Madonna, fa impressione. Tagliamo in due dei poveri bambini. Siamo proprio dei cattivi. Etere e ci sono delle bacche.
Bene, 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 bene. Ok, quindi prendiamo queste bacche. Poi ho visto sulla montagna un altro punto dove possiamo tagliare bambini. Bene, bene, bene. Prendiamo questa berry. E ok, bene, bene, bene. Andiamo. Non capisco perché oggi mi laghi così tanto. Il gioco. Che di solito lagga di meno, anche se c'è il programma per la registrazione attivato. Dovrebbe stare in questo punto. Sì, infatti. Ti taglio in due. Sì, so. Ecco qui. Così si fa. Vediamo un po'. Per un repellente ho dovuto tagliare un bambino? No. Per un repellente ho dovuto tagliare in due un bambino. Mi sento in colpa. E va bene. Andiamo a Concrete City. Allora, la Berry Company, dove sta? No, 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 sta vicino alla palestra la Berry Company. Bene. Bambino, levati. Bene. Questo cosa? Parliamo con questi scienziati. Magari, perché questi ci dovrebbero dare la macchina per riportare in vita i fossili. Ecco qua. Ah no, sì, funziona, sì, questi qui dopo possiamo portare i fossili. Bene, 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 bene. Ah, il Tom Tom. E andiamo. Ah, sei tu. Tu sei quello del Team Rocket che ha attaccato la polizia nel Venus Wetsuits. Whatever it is, you can take it. Ah, quindi per questo prendi questo e non uccidermi. Cosa? Vuoi la lettera segreta? Sono spaventato. E io non conosco niente about, cioè, sulla lettera segreta. Prova da qualche altra parte. Dov'è il tuo capo? Voglio portami da Mr. Berry. Ok, ok. Vado a cercarlo. Muoviti, cavolo. E forza. E niente, dice che ti vedrà adesso. Per favore, non ucciderlo.
E dice, voglio, noi diciamo, voglio la lettera segreta. E lui dice, no, col cavolo. Non provare. Non provare ad attaccarmi. Ah, ecco, quindi ci ha dato la lettera, ecco qui, la parcel, non ho capito cosa sia. Ah, quindi gli prendiamo il prototipo del Tom Tom e la lettera segreta. Detto questo, lui ci dice, insomma, la mappa, come si funziona il Tom Tom, ci dice come funziona il Tom Tom, e quindi ecco qua, andiamo. Bene. Francesco, ti devo parlare. Beh, io credo che questa puntata la possiamo concludere qui, dato che abbiamo preso la lettera segreta. Nella prossima puntata andremo alla casa di Chaz, prenderemo l'aereo. Quindi, detto questo, salviamo. Bene. Ciao a tutti e arrivederci.